Puoi aiutarmi? Ciao, stavi chiamando me? Sì, ho pensato che potesse interessarti partecipare a una piccola avventura insieme a me. Per la precisione, si tratta di seguire una mappa. Sempre meglio che combattere contro i troll, no? Ho chiesto anche a Poppy, ma non sono riuscito a separarla dal suo Puffskin. Ho trovato due mappe in giro, entrambe puntano a luoghi di Hogwarts. Ti va di seguirne una? Seguire una mappa del tesoro di Hogwarts? Ci sto! Meraviglioso! Hogwarts mi affascina! Puoi tenere tutti i tesori che troverai grazie alla mappa. A me basta sapere dove conduce. D'accordo. Se trovo il tempo, le darò un'occhiata. Va bene. Se scopri qualcosa, torna qui da me. Lumos. Leviosa! Revelio! Professore, sono felice di vederla. Lo stesso vale per me. Per fortuna stai bene. Ho udito dell'attacco. Troll a Hogsmeade? I troll erano corazzati. Le armature emanavano un bagliore oscuro, come il collare del drago. Argento Goblin! Ranrok lo ha usato per controllare il drago. Ma come? E perché spedire i troll? Credo fossero lì per me. Ho sentito Ranrok parlare con Victor Rookwood. Ranrok era a Hogsmeade con Rookwood? I troll erano un diversivo ideato da Ranrok affinché Rookwood potesse catturarmi. E ci sarebbe riuscito se Sirona e i clienti dei Tre Manici di Scopa non fossero intervenuti. Una notizia pessima questa. Evidentemente i goblin di Ranrok e i maghi oscuri vogliono ciò che abbiamo trovato in quella camera blindata. Vogliono il medaglione. Ha detto di aver scoperto qualcosa al suo interno. Sì, sì. Ho scoperto un'iscrizione. Quando l'ho letta ad alta voce è apparsa questa mappa. Ingegnoso. È indubbiamente una mappa di Hogwarts, ma non so dove conduca. Conduce alla biblioteca, al reparto proibito per la precisione, e anche un po' oltre. Vedo tracce di magia lì sulla mappa. Sapevo che ci avresti visto qualcosa. Andiamo? Apprezzo il tuo entusiasmo. Anch'io non vedo l'ora di scoprire cosa si cela laggiù, ma
Se la nostra esperienza alla Gringot, per non parlare di ciò che è accaduto a Miriam, mi ha insegnato qualcosa, è che ci troviamo su un sentiero irto di pericoli. Vorrei ti esercitassi un po' con la professoressa Hecat prima di proseguire. Signore, quanto potrà essere pericolosa la biblioteca? Magari cerchiamo solo un libro. Sì, forse. Ma dobbiamo essere pronti a tutto. Torna da me quando avrai migliorato le tue abilità difensive. Informerò la professoressa Hecat del tuo arrivo. Ah, lo scheletro di un rinoceronte. Sono sulla strada giusta. Qualche nuovo studente potesse aiutarmi a risolvere il mio problema. Va tutto bene? Non sai chi sono. Sono Zenobia Nook, la ragazza che tutta la scuola odia senza alcun motivo. Ti odiano tutti? E perché mai? Perché Hogwarts è piena di bulli e guastafeste. Leander Pruett è uno dei peggiori, una zucca vuota senza talento. Volevo farmi qualche nuovo amico, così ho portato la mia collezione nella sala comune. La mia collezione di gobiglie, intendo. Speravo di giocare con qualcuno. Hai presente le gobiglie? Sono simili alle biglie di vetro. Giocarci è divertente, e se perdi ti spruzzano con un liquido puzzolente. Gobiglie? Sembra un gioco divertente. È proprio quello che ho detto agli altri. Ah, la gente è crudele. È solo perché le gobiglie gli hanno sputato addosso del liquido puzzolente. Ma è colpa loro, hanno perso. Imelda non sa proprio perdere. E anche Ever e Teastoria sono terribili. E ora quei bulli patetici hanno nascosto le mie gobiglie in giro per la scuola, in punti molto elevati. Mi sembra una reazione esagerata la loro. Direi. Comunque, da sola non so proprio come fare a recuperarle. Non conosco ancora gli incantesimi necessari. Mi serve qualcuno, magari uno studente del quinto anno abile e altruista. Vedrò cosa posso fare. Apprezzerei molto il tuo aiuto. Se riesci a trovare tutte le mie gobiglie, torna da me. Presto potrò ricominciare a giocare a Snake Pit e Jack Stone da sola. Dovrò tenere gli occhi aperti. Le gobiglie di Zenobia sono in punti elevati. Leviosa! Mi sto avvicinando. Accio! Una delle gobiglie di Zenobia. Non capisco cosa ci sia di interessante. Revelio! Ciao, di testa, scusami, ma ho altri impegni. Passa bigliettini. Sto per prendermi io. È un sollievo sapere finalmente come mai quel dipinto era vuoto.
Rebellion! Rebellion. Rebellion! Rebellion! Dovrò tenere gli occhi aperti. Le gobiglie di Zenobia sono in punti elevati. Rebellion! Non sono detto. Manca il mio cuscino. Il giorno vengo spesso a studiare nel dormitorio. Non c'è anima viva e posso esercitarmi con gli incantesimi a piacimento. Faccio! Rebellion! Rebellion!
Rebellion. Dovrò tenere gli occhi aperti. Le gobiglie di Zenobia sono in punti elevati. Questa era l'ultima gobiglia di Zenobia. Ora devo andare da lei. Spero che avrai più fortuna di me nel rintracciare le mie gobiglie. Ciao, Zenobia. Ho trovato tutte le tue gobiglie. Dici davvero? Non credevo che fosse possibile. Come hai fatto? Buon senso e magia di base. Beh... Posso riavere le mie gobiglie? Certamente. Sono tue, dopo tutto. Ah, che meraviglia! Ti dedicherò tutte le mie future vittorie. A proposito, stavo pensando... Chissà se ora che ho riavuto le mie gobiglie troverò qualcuno con cui giocare in sala comune. Sicuramente troverai qualcuno con cui giocare dopo la fatica fatta per recuperarle. Buona idea. Vero? Oh, sarà uno spasso. Penso che risate quando le gobiglie spruzzeranno i perdenti, ovvero tutti tranne me. Beh, io vado. Augurami buona fortuna. Questo assomiglia al ritratto sulla mappa. Dove sarà il tesoro? Rebellion! Accio! Lumos! Dentro il ritratto era nascosta una porta. Chissà com'è andata alla ricerca di Arthur. Cosa hai scoperto? Ciao, Arthur. Ti farà piacere sapere che la mia mappa mi ha condotto a una porta nascosta dentro un ritratto. Ah, geniale! La mia l'ha rimessa per le barche. Avevo appena trovato il tesoro quando ho visto il preside avvicinarsi. Mi ha cacciato via, ma ho fatto in tempo a prendere un po' di galeoni. Tu che hai trovato? Ho trovato quella che credo sia un'autentica uniforme da storico. Ah, che fortuna! Direi che è andata bene a tutti e due. Sono felice di averti chiesto di partecipare. Vai con il prossimo mistero di Hogwarts. Chissà se vale la pena frugare l'ufficio della Weasley. Magari c'è qualcosa di interessante. Tell me that you love me, even if it's